Ah, non Lorenzo, abbiamo. spegni il microfono. Ma dobbiamo scusare. Vabbè, vai. Sì, buongiorno, scusate, ora riprendiamo. Buongiorno a tutti, buongiorno consiglieri, buongiorno Sispi, buongiorno uffici. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Siamo inizi a questo Buongiorno. consiglio del 27, 11 2020. Finalmente ci stiamo arrivando alla fine di quest'anno. Forza, ancora poco. Signora Ventimiglia, se vuole può chiamare l'appello. Così diamo inizio a questo consiglio. Prego. Buongiorno. Presidente, forse non ha il microfono, Lo signora Anna Maria. fa lei, consigliere Tusa, forse chiami l'appello a lei. E allora, Gardella, primo. 17. Gardella. Presente, come sempre. Poi c'è Orilia. Sì, vabbè, Aurelio è mio. Ah, Orilia. lo stesso. Presente, Aurelia, consigliere. Orilia sta. Sì, se lo Guaresi. vediamo. Presente. Scarlata. Presente. Serio. Presente. Tusa presente. Viscuso. Presente. Savoca. Presente. Il presente Greco. Assente. Mi sembra che non manca più nessuno. Manca Greco. Marchese e Greco È risultano Marchese. assente. Marchese assente. Va bene, grazie consigliere Tusa. Allora, di nuovo buongiorno, vedo che c'è una mano alzata e io do subito la parola perché non vedo mani alzate. Prego consigliere Guaresi, forza. Buongiorno, buongiorno a tutti, Apertura 9 Presidente. 50. Rammaricato per diverse situazioni, Chiudete il microfono, Presidente. per favore. Rammaricato perché ancora una volta chi ha perso le elezioni, Presidente, ha il coraggio di, ecco, cercare di mettere in brutta luce un consiglio di circoscrizione che lavora giornalmente per cercare di risolvere i problemi. Dispiace che io rilasci questa dichiarazione, Presidente, ma siccome so come lavoro io, come lavorate voi, è che è giusto sottolineare che i problemi non sono dovuti all'abbandono, come lo ha proprio definito l'ex consigliere, che dovrebbe avere anche il coraggio di dire ai cittadini non che non lo hanno votato perché è stato votato, ha preso circa 900 voti, non ce l'ha fatta. Forse lui sperava o era convinto che tutti i voti che aveva preso nella passata legislatura erano tutto frutto del suo. Invece, ecco, è stato dimostrato che non è così, i voti gli sono stati passati dal consigliere comunale che aveva con sé nell'elezione quando lui si è candidato alla circoscrizione. Ma chiudendo questo, Presidente, lascio la mare in bocca perché questo è un attacco al Presidente, un attacco al suo Presidente, al Presidente con cui lui è sceso in campo politicamente, hanno perso, ma deve avere il coraggio di dire perché ha perso, Presidente. Lui ha preso in giro diverse forze politiche, ha perso per questo. Consigliere Lui era Guaresi, mi convinto di... scusi, consigliere, se la... Scusate. No, ma io... chi è questo consigliere? Volevo capire perché sono entrato tardi. Mi faccia Orilia, venire. mi scuso. Consigliere Guaresi, io prima di continuare chiudiamo la cosa, per me non nemmeno se ne dovrebbe parlare. Dovremmo andare, lo sa come, dovremmo accantonare sta cosa per fare No, il Presidente, nostro lavoro. ecco, No, io è giusto che sì, lei ma dica sono quello che vuole d'accordissimo. e dica quello che vuole. È un consiglio, lo volevo dare. Prego. Certo, Prego, Presidente. Dico, prego. mi dispiace solo perché nella vita bisogna dire la verità. Un uomo è uomo quando sa dire la verità. E concludo dicendo questo, Presidente. Quindi tutti gli attacchi che ha fatto in passato, oggi e domani, sono solo attacchi rivolti al suo Presidente. A me non mi tangia, Presidente, perché so come lavoro. Chiudo questa sintesi. Bravo, Presidente, ieri aveva annunciato che il RAP sarebbe sceso in campo, ieri pomeriggio con diversi operatori palamecanica, eravamo su alcune strade. A ripulire ho messo tutta la rete, Presidente, la mare in bocca che c'è perché ci sono voluti 45 minuti, 45 minuti per ripulire una sola postazione, Presidente. Una sola postazione, 45 minuti, dico sono tantissimi, è tutto registrato, quindi si vede la gente che lavora senza fermarsi un attimo. Quindi fare ritornare alla normalità tutta l'intera seconda circoscrizione, la borgata di Acqua dei Corsari. Almeno ci vorrà 10-12 giorni, Presidente, perché
non hanno tutte queste pale meccaniche per tutta la seconda circoscrizione, però lavorano alla berlina, come dice il consigliere Marchese. Di questo li ho ringraziati pubblicamente, perché la colpa non è loro, la colpa è del sistema che si è bloccato. Sappiamo benissimo i problemi di conferimento a Bellolampo. Stamattina leggevo che finalmente forse si è deciso che i rifiuti devono andare fuori dalla Sicilia. E ripeto, come dissi ieri pubblicamente, non capisco perché non si devono fare gli inceneritori, me lo vengono a spiegare, non lo voglio sentire dire dai cittadini che dicono ah sì, perché ci si ammala, non è così, ci sono ormai ecco, questi inceneritori che sono all'avanguardia, e dove sono installati tutti questi morti non ci sono stati. Comunque, Presidente, chiudo quest'altra parentesi. Volevo dire un'altra cosa, ma al momento mi sfugge, quindi mi fermo, passo la parola ai consiglieri e mi verrà in mente quello che stavo dicendo. Grazie, Presidente. Grazie. Scusi se ho esternato la mia rabbia nei confronti di chi ieri era seduto nella sede della posizione e sa come si lavora, come si portano avanti i problemi, e oggi che si rimane fuori si ha il coraggio di dire, ma non è solo lui, Presidente, perché c'è qualche altro consigliere che ride come se, ecco, con la loro assenza si è fermata la circoscrizione. Ma tutti quei cittadini intelligenti che seguono i lavori che portiamo avanti si fanno solo una risata dietro le loro spalle. Esatto. Va bene, grazie consigliere Guarezzi. Presidente, volevo solo ricordare al consigliere Guarezzi, che non è che da ieri che si è attivata la RAP, è già 3 giorni che si è attivata la RAP, Presidente. Io 3 giorni fa vedevo già in alcune zone che ieri erano presenti. Uno per volta, per favore, grazie. Ieri ho detto che in alcune zone sarebbero state presenti, che già avevano iniziato in alcune parti della circoscrizione. Bene, consigliere Cardella, concluda, forza. Ok, questo non volevo soltanto puntualizzare, anche per dare merito alla RAP in questo caso, non possiamo cose. Dire di oggi. Io ieri ho assistito in via Bazzano che raccoglievano la spazzatura a mano, non con il robottino, con la pala meccanica, mano. E io ne abbiamo parlato pure ieri di questo, Presidente. A mano. Consigliere Tusa, prego. Chiedo scusa a tutti. Sì, buongiorno a tutti. Stavo riflettendo a quello che ha detto il consigliere che mi ha preceduto per quanto riguarda gli inceneritori. Si deve sapere anche che la comunità europea, l'Unione Europea ha fatto un passo indietro per quanto riguarda gli inceneritori e quindi sta pressando su affinché gli stati europei possano fare una differenziata fatta bene con il riciclo in tutte le sue fasi, e quindi non avere inquinamento ambientale di nessun tipo, anzi avere dei prodotti che si possono riciclare, e quindi si può in qualche modo chiudere il percorso del riciclo. Voglio dire anche che da 20 anni che manca un piano regionale dei rifiuti in Sicilia. Diciamolo chiaramente, Presidente, non c'è stata proprio la volontà politica di fare qualcosa per questa continua emergenza. Poi volevo informare il Consiglio che, non è arrivata nessuna risposta per quanto riguarda il problema dell'allaccio fognario lì in Viale Amedeo d'Aosta, dove ci sono dei cantieri aperti. Finalmente ho potuto contattare il responsabile, il geometra, che adesso mi sfugge il cognome, geometra non mi ricordo, e ho chiesto informazioni. Mi ha detto che di qua a 2-3 mesi libereranno il cantiere, finalmente, quei tubi, grossi tubi che ci sono vicino a Piazza Anita Garibaldi, in via Stefano Canzio, saranno tolti nel giro di 3 settimane, e ho detto finalmente una bella notizia, quindi almeno si libera anche l'accesso alla scuola Franchetti, che era inibito insomma in qualche modo dal cantiere. Quindi questa è una bella notizia, speriamo che si sbrighino e che rispettino questi tempi. Grazie, questo è il mio intervento di oggi, grazie a tutti. Grazie consigliere Tusa. C'è qualche altro che vuole intervenire? Consigliere Scarlata, prego.
Presidente, indubbiamente capisco che degli assenti non bisogna parlare, ma anche a me, e mi permetta di spendere queste due parole, anche a me è dispiaciuto leggere il post dell'ex collega, il quale va ad alimentare in questo momento uno scontento di tutta Palermo contro questa amministrazione. E questo non è che ci voleva, diciamo, essere tanto bravo, decantarsi per quello che lui aveva fatto per la zona, eccetera, eccetera. Mi è dispiaciuto perché, per come stiamo lavorando tutti e per il numero esiguo, dico esiguo, che siamo appena 10 per una circoscrizione morfologicamente diversa fra zone e zone, con un'ampiezza una delle più grandi, con problematiche che vanno dalla costa alla montagna, al parco di Ciaculla e quant'altro, siamo veramente pochi. Ci sbattiamo, cerchiamo di risolvere tutti, né più chi ci riesce prima, chi ci riesce dopo, ma sempre presenti sul territorio. Io personalmente in questi giorni, non solo, anzi colgo l'occasione ufficialmente e pubblicamente di fare un grosso ringraziamento al consigliere Cardella, con il quale, al di là dell'appartenenza politica, al di là del fatto che facciamo gruppo, al di là di questo, ma mi sento di ringraziarlo per come sta agendo. Noi ci vediamo la mattina, tranne oggi, tutte le mattine alle 8:30 siamo per strada come tutti, attenzione, e l'altra volta ci siamo ritirati alle 4:30 del pomeriggio. Però detto questo, voglio dire, era un qualcosa che ho detto per dire per come ci prodighiamo, andare uffici, aspettare, fare anticamera, cercare di parlare, non ci puoi andare, le difficoltà. Quindi in un momento come questo, in cui a tutti i cittadini, a tutti noi i cittadini hanno chiamato quando gli è arrivata la tassa della spazzatura con pagamento slittato a fine mese, giustamente è stata una pugnalata che hanno subito vedendo uno scempio di una città che adesso sta ripartendo lentamente, ma prima che si ritorna alla normalità, prima che vengano tolte tutte quelle discariche, almeno a mio avviso ci vorrà non meno di una settimana, 10 giorni. E comunque, togliendo le discariche, rimarranno sempre le stesse problematiche degli spazzamenti che non esistono, della raccolta differenziata, quindi lo svuotamento delle campane, che è di una lentezza mostruosa, dove alle basi delle stesse si formano altre discariche, dove tutti sappiamo che la RAP non li può prendere, questi sacchetti di plastica, carta, cartone posti alla base. Chi prende le campane non può prendere questi sacchetti, quindi è una situazione un po' veramente difficile. Capisco anche che i funzionari addetti all'organizzazione del servizio si trovano anche bloccati da un numero diciamo esiguo anche di operatori, di mezzi che si vengono a rompere, di mezzi che bruciano, di situazioni veramente incredibili. Una situazione incredibile è solo come una città di Palermo possa rappresentare così bene, da questo punto di vista, tutto il male che c'è per quanto riguarda, nella storia, la pulizia della stessa città. Detto questo, un piano regionale, parlava del il consigliere Tusa, vorrei ricordare che il piano regionale dei rifiuti, ci sono stati tanti commissari di destra e di sinistra, quindi politicamente, quindi non mi va qua in questo istante parlare di politica di destra e di sinistra, mi va di dire che si sono susseguiti tantissimi commissari sui piani d'emergenza, sui piani sul piano d'emergenza rifiuti. Nulla hanno fatto, ma perché si trovavano davanti a diversi veti con i quali dovevano combattere per cercare di risolvere qualsiasi problema. Una delle soluzioni poteva essere allora gli inceneritori, come abbiamo detto non si sono potuti fare, le vasche
A Bellolampo vanno in esaurimento, ma in qualche modo li devono, si rifiuti comunque non è che vanno a diminuire, la raccolta differenziata è lentissima, quindi i problemi veramente sono enormi. Detto questo, ritorno a ripetere e concludo, mi dispiace il post che ha messo il collega, che era un l'ex collega che era un attacco, e se ci fosse stato lui vi posso assicurare che la situazione sarebbe stata peggio di quella che è adesso. È facile combattere, è facile mettersi in mostra davanti o mettere, postare una foto dicendo che io avrei fatto, che io sarei stato, che noi facciamo, quando in determinate zone la colpa principalmente è anche la nostra, non tanto perché li andiamo a gettare, ma tanto perché non riusciamo a dare una, come dire, un input a questa gente che butta questi rifiuti, questi ingombranti che magari vediamo, però l'unica cosa che facciamo è ci giriamo la faccia perché abbiamo paura di denunciare, abbiamo paura di affrontarli, abbiamo paura dell'ombra stessa. Il comune, ho sempre detto, lo ribadisco e concludo, per me in questa vicenda delle colpe enormi, perché non ha messo in campo un piano di vigilanza, non ha messo in campo un'azione deterrente contro questi sciacalli, come li chiama anche e come usa questo aggettivo il consigliere Guaresi, oggi lo faccio mio, questi sciacalli che ritengono bene sporcare la città, nessuno parla, tanto ci sarà il comune, ci sarà il consigliere di circoscrizione che andremo a chiedere e che daremo le colpe, che colpe nostre non sono. Scusatemi l'amaro sfogo, ma ci stava tutto e speriamo che vada tutto bene. Buongiorno Presidente. Grazie consigliere Scarlani, mi verrebbe di farvi una domanda. Allora, la soluzione qual è? Presidente, la soluzione su, per quanto riguarda i rifiuti, chiaramente noi siamo piccoli, piccolissimi. La soluzione potevano essere, ritorno a ripetere, potevano essere inceneritori, ok, poteva essere una raccolta differenziata, come dire, propositiva, fatta con, come le voglio dire, con oculatezza, fatta con precisione, allora, avendo delle azioni di stoccaggio qua da noi, però i rifiuti devono andare, è assurdo che noi portiamo i rifiuti in Germania pagando dei costi enormi perché là ci sono degli inceneritori posti al confine dell'Italia, ecco, le voglio dire, ho buttati nel Veneto dove hanno magari i loro inceneritori, questo non lo so, quindi andare a pagare enormemente per un qualcosa se fatto in sicurezza e che per l'ambiente non creava grossi problemi, anzi che non creava problemi assolutamente, si possono realizzare, può essere anche una soluzione. Per quanto riguarda gli ingombranti l'abbiamo detto tutti, vigilanza, la ritorno fino, l'ho detto forse pure l'altro ieri, ricordo che dalle 22 in poi non si può uscire, quindi un'azione di vigilanza si poteva fare dalle 18 alle 22, sarebbe stato molto semplice farla, perché dopodiché non puoi uscire, ma i rifiuti non mi pare che gli sciacalli si siano fermati perché usavano buttare la spazza, gli ingombranti alle 5 del mattino, alle 4 del mattino. La città è invasa di ingombranti, vuol dire che scendono alle 6, alle 8, alle 9, entro le 10, chiaramente parlo di sera, per andarli a buttare indisturbati. Quindi un piano di controllo sarebbe stato opportuno farlo e si poteva realizzare, onestamente, ma mi pare che non è stato fatto niente. Quindi... Bene. È tutto quello che lei sta dicendo adesso, che avete detto tutti, che porta alla negligenza di questo problema che nessuno risolve. Io questo volevo, il mio punto d'arrivo era questo. Allora cosa bisogna fare per poter noi dare una smossa a questo benedetto modo di agire che abbiamo al sud? Non si può fare, e la colpa non è mia, e vediamo, è così. E nel frattempo tutte le persone, tutti i cittadini si subiscono tutta questa cosa, tutta la spazzatura, la puzza, tutto il marciume che c'è lo subiamo noi. Cosa c'è da fare? Una cosa io farei, scusate consigliere, quella è la mia come si dice, opinione, solo la mia opinione, eh? Una cosa io farei, ci partirei già dalla RAP, c'è tutto questo problema, vero? Abbiamo problemi ogni 2 giorni, ogni 4 giorni, abbiamo un presidente della RAP che è una degna persona, una persona valida,
e che non riesce a farsi sentire o a fare, come si dice, a ottenere le sue proposte di sviluppo per quanto riguarda il problema rifiuti a Palermo, non riesce a portarle avanti per un'amministrazione del genere oppure per un sistema che c'è, che così atavico, che ci affligge tutti i giorni. Allora io a questo punto, al posto del presidente Norata, avrei fatto un passo indietro, avrei detto: scusate signori, ma io do le mie dimissioni, non mi metto a questo gioco, mi presto e me ne vado e me ne esco. Quando cambierete idea mi potete anche chiamare. Si è assunto una grossa responsabilità tutta la maggioranza del Consiglio Comunale quando ha votato favorevolmente la mozione di sfiducia al sindaco Orlando, perché dovevano risolvere finalmente questi problemi, e cioè che non ci dovevano essere più tutte queste cose che non vanno, si sono assunte una grossa responsabilità sia tutta la maggioranza sia tutta la giunta e il sindaco Orlando, perché se noi a quest'ora avremmo indetto l'elezione portata avanti con altre persone capaci oppure volontarose di fare qualcosa, io penso si sarebbero risolti molti problemi. Al posto che so del nostro commissario, non mi ricordo come si chiama, regionale, a questo punto non mi ricordo come si chiama il commissario, farei anche un passo indietro e mi dimetterei pure. Insomma, quando cambierà il modo di vivere, il modo di agire, il modo di pensare di questo benedetto Sud? Ma quando? Quando cambieranno? Quando faremo rispettare tutte le regole? Quando faremo funzionare le cose? Quando? E allora di che cosa stiamo parlando? Ognuno si deve assumere la sua responsabilità. Se i cittadini hanno la responsabilità di essere incivili e sporcano, e l'amministrazione ha la responsabilità di multarli e fare rispettare le regole. Se i cittadini si vedono tutta la spazzatura che l'amministrazione non riesce a togliere, oppure i cittadini hanno il diritto di non pagare le tasse quel periodo, quel mese che non si vedono tutta questa spazzatura. Ognuno si assuma le sue responsabilità, e non che poi pagano con i debiti fuori bilancio. Chi ha le responsabilità deve pagare anche di tasca sua, se no qua non funzionerà mai nulla. E noi ne abbiamo tempo di parlare, di dire: non è possibile, se ci fossero stati gli inceneritori, se noi dovremmo fare una cosa più marcata oppure più all'avanguardia, ma non ci riusciamo a farla, perché questa burocrazia. Insomma, la responsabilità così non la prenderà mai nessuno, e noi ci accolleremo sempre della spazzatura in mezzo alle strade, degli ingombranti in mezzo alle strade, è tutto che non funziona. A me sembra una cosa, non lo so. Io voglio credo che bisognano mettere sul tavolo le soluzioni. Soluzioni, non il discorso di andare a cercare di chi è l'errore o di chi non è l'errore. Il presidente della RAP ha delle responsabilità, se li faccia pesare. Il sindaco ha le sue responsabilità, li faccia pesare, li metta sul tavolo. Se no non ce ne usciremo mai, ci gireremo sempre la faccia dall'altro lato e diremo sempre: hai visto se c'ero io? Hai visto come non funziona? Insomma, secondo me non si andrà mai avanti così. Consigliere Cardella, prego. Grazie Presidente. Non vorrei essere l'avvocato difensore del diavolo. Noi qua parliamo di sfogo, qua parliamo amarezze, qua parliamo... Presidente, facciamone tesoro quando i cittadini ci segnalano le cose che non vanno, Presidente. Per me, il cittadino nonché amico nostro, ci ha segnalato una cosa che è vera. Quella spazzatura è da tempo che stagna, gli ingombranti stanno. Magari confondo un pochettino le idee, perché se non ricordo male io, nella prima consiliatura, dove c'era pure lui, che era collega e amico mio sempre, avevamo pure questi tipi di problemi, Presidente, se lei mi ricorda pure. Lo so. Ci sono stati sempre questi problemi della vasca chiusa, vasca 1, vasca 2, vasca 3, sembra la piscina olimpionica. Il problema lo sappiamo qual è all'origine, Presidente. Abbiamo citato un po' tutti quei consiglieri, colleghi. È l'inceneritore, Presidente. Se non facciamo questi problemi, esistiranno sempre. Esistiranno sempre questi problemi, Presidente. E perciò non bisogna ora amarezza, sfogo. Per me è un cittadino che giustamente sta dicendo quello che noi abbiamo sempre detto.
poco fa lei, prima di chiudere il discorso, Presidente, ha detto non funziona nulla. È la verità, Presidente, poi, perché il cittadino, Presidente, come lei ben sa, non vuole sapere, non vuole sentire la colpa di chi è, Regione, Comune, la RAP, di che io pago, voglio i servizi. E i servizi sono molto carenti in questa terra, in questa benedetta terra, Presidente. Perciò non facciamo allarmismo, ex consigliere, non ex consigliere, è un cittadino che ha tutto il diritto di dire quello che pensa. Ma io non ho parlato di questa cosa. No, io sto dicendo così, sto estendendo la mia impressione. In pratica sta dicendo una cosa, nonostante un po' tutti già abbiamo fatto segnalazione, io ho fatto pure delle foto, le ho messe pure su Facebook, che mi ha detto che a breve verranno a levarle. Questo fatto una settimana fa, ma sappiamo tanti problemi che sono nati, e che i problemi sono sempre persistiti, Presidente. Si sono accavallati questi problemi, là il cantiere è preso fuoco, quello, che lei sa meglio di me, Presidente. Perciò, Presidente, benvengano questi cittadini che protestano, Presidente. Solo questo volevo dire. Grazie sempre. Prego, ma per me è giusto protestare chi vuole. Non è che è un problema. È giustissimo. Io parlerò e non mi mischierò dell'ego. Io però dico la soluzione bisogna trovarla, perché i problemi ci sono sempre. Solo questo dicevo. Dico sempre io, Presidente. Mi scusi, Presidente. Vorrei ricordare semplicemente che lui non è che stava protestando nel momento in cui diceva segnaliamo questo, non viene... lui stava dicendo che quando c'era lui tutto questo non esisteva, che è differente, giustamente ha scatenato sui social degli attacchi contro i consiglieri e soprattutto contro il Presidente, che sappiamo quello che ho detto io, bravo consigliere. Consigliere Scarlata, l'ho precisato pure io, scusatemi, magari lui non ricorda che questi problemi sono sempre esistiti, quando pure c'era pure lui. Questo l'ho detto pure io, l'ho pensato pure io questo. Magari gli sfugge questo. Questo magari è sciacallaggio politico. Lui sta facendo sciacallaggio politico nei nostri confronti. Ma io non volevo parlare di loro, ripeto di nuovo, non ho preso argomento di giorni di fatto, io dico nome e cognome. Non l'ho preso questo. Esattamente, l'ha detto. Sì, ma io lo dico, non ho problemi di dire, di parlare. Ma io non ho problemi. Io ho bisogno delle nostre di faccia. Non ho detto una parola, che non mi interessa quello che fa lui. È un problema suo, è giusto. Quello che vuole fare, fa. Le scuse, Presidente. Quando c'era lui, e lei che si consigliere, altri tempi erano 5 anni fa, non è come adesso, giusto? Però è uguale. La stessa cosa è. La stessa cosa, il problema. Ora è diverso perché le cose si sono aggravate di più a 5 anni fa, penso. Io non c'ero, giusto? Sì, però dico una cosa. Allora, scusate, io non ne volevo parlare perché l'ho detto, è un fraterno, siamo come fratelli tutti perché ci conosciamo da bambini. Però, vediamo di smetterla. Ognuno si assume le sue responsabilità. Tanto la gente. Presidente. Lo sanno perché lo spiego. Presidente, spesso il consigliere Guarese parla di sciacallaggio politico, ma tutti i cittadini che ci vanno contro sono sciacalli. Perché ognuno. Tutti. Mi scusi, Presidente. Cartella. Sì. Ma a proposito. Io sono col consigliere Scarlata che ha parlato, consigliere Cardella e consigliere Guaresi, ma non lo consideriamo questo vecchio consigliere, ma dovete scusare se dico questa parola. È un cittadino invece, si sbaglia, consigliere, è un cittadino e merita il rispetto. Lasciamo stare che non mi conosco, ma merita il rispetto, è un cittadino. D'altronde la verità non funziona niente. Avete parlato di ex consigliere, ma non lo consideriamo. Io non ho parlato di ex consigliere. Io non ho parlato di ex consigliere. Scusate, consigliere, abbiamo finito di parlare di giorni di faccia, andiamo avanti. Io esco, Presidente. Buona giornata a tutti, vado a fare dei lavoretti. Scarlata, dove ci vediamo? Se non ricordo male, consigliere Cardella, parlo con lei direttamente e mi ascoltano tutti. Se non ricordo male, così per chiudere questa parentesi del nostro amico Johnny, se no poi viene da ridere, a me poi scoccia. Se non ricordo male, ai primi tempi della consigliatura usciva con dei post dove diceva che lui, anche se non eletto, continuava a fare lavori. Ci sono i post che parlano, non sto dicendo io bugie, attenzione, o me li sto inventando.
i post su Facebook dove lui diceva che anche se non è stato eletto, continua a fare i lavori sia per Salvatore Cappello, sia Villaggio, sia... Ma ora che parlo lì, fa più i lavori, si è fermato di fare. No, guardi, Presidente, si impegna sempre per quello che può fare. Allora, magari allora, avendo il potere da consigliere comunale, allora, dice tutto che si risolveva. Si risolvevano tutti i problemi, magari. Allora, chi lo sa? Chi lo sa? Non gliene fanno non più sappiamo. I lavori, non lo sappiamo. Allora, andiamo avanti. Passiamo... Presidente, ci sono argomenti che riguardano la circoscrizione, problemi che abbiamo da risolvere e da far presente alle varie municipalità in circoscrizione, direi sì tutto. Però alcuni più urgenti. Volevo sapere. Buona giornata a tutti, io esco seriamente, buona giornata. Buongiorno consigliere Cardella, il consiglio non è finito ancora comunque. Allora, se non c'è più nessuno iscritto a parlare, passiamo agli atti ispettivi. Nominiamo gli scrutatori, Orilia, Tusa e Scarlata. Consigliere Tusa, se abbiamo un verbale da leggere, lo leggiamo pure, così andiamo avanti. No, verbali non me ne sono arrivate. Ma io ne ho mandato due, se non sbaglio. Lo vedo io. Io non li ho. Se li ha lei, perché... Allora, sto guardando. Eventualmente ci sono in ordine del giorno delle mozioni. Prendiamo la mozione. Dai. Allora, vediamo un po'. C'erano queste mozioni. C'era la mia mozione che avevo presentato poco fa. Protocollo 129.07.82. Vabbè, allora, dai, mettete due mozioni. Ah, okay, l'ho trovata. È nell'ordine del giorno supplettivo, sì. Allora, 11-2020, avente per oggetto realizzazione. Ora lo scrivo. Realizzazione, impianto illuminazione pubblica presso la via Giulio Palumbo, Rosaria Assunto, ST31 e Cristina Campo. Prego, consigliere. Grazie, consiglieri. Me la chiudo la porta un attimino. Guardi, la mozione che ho presentato è proprio perché in queste zone di via Giulio Palumbo, Rosaria Assunto, ST31 e Cristina Campo non c'è illuminazione. Praticamente negli anni addietro, in questo tratto, sono nati almeno 100 abitazioni che si sono fatti l'impianto proprio personale attaccandosi un faretto in ogni casa proprio a spese loro, e quindi la gente, ecco, dopo tantissimi anni, e considerato che tra le altre cose dico sono stati pagati tutti i diritti, e quindi adesso, ecco, chiedono che anche la AMG possa entrare ad illuminare queste zone. Chiedo al consiglio di votare formalmente questa mozione e poi, ecco, impegniamo la giunta comunale e il sindaco ad attivarsi per la procedura per la realizzazione dell'impianto di illuminazione in queste 10 citate. Grazie, consigliere. Parlata con discusso. O con serio, mi scuso padre segretario, con serio. Scarlata con serio. Va bene. C'è qualcuno che vuole intervenire sulla mozione del consigliere Guaresi? Sì, se posso io, presidente. Prego, consigliere. Se giustamente il consigliere ha potuto appurare che questa via naturalmente è pubblica, sicuramente sarà pubblica, effettivamente queste vie non hanno illuminazione, sicuramente i tecnici AMG, i tecnici dell'ufficio infrastrutture del Comune di Palermo valuteranno, se è giusto che ci sia l'illuminazione, sono favorevole ad approvare questa mozione sicuramente. Grazie, consigliere Tusa. C'è qualche altro che vuole intervenire? No. Bene, consigliere Guaresi, grazie per la sua mozione. Come vede, abbiamo sempre e portiamo sempre avanti. A me queste cose interessano, portare avanti i problemi della circoscrizione, non altre cose. Per cui passiamo alla votazione della mozione del consigliere Guaresi. Allora, consigliere Tusa, prego, per appello nominale. E allora, vabbè, Cardella assente. Orilia? Favorevole.
Poi facciamo cosa in ordine alfabetico, adesso mi sfuggono comunque. No, uguale, uguale. Non è uguale, ok. Guaresi? Guaresi, consigliere Guaresi? Penso sia favorevole, no? Consigliere Guaresi, mi sente? Poco fa non mi sentiva nemmeno. Guaresi? Consigliere è favorevole alla sua mozione? Va bene, dai, favorevole, Guaresi, è la sua la mozione. Favorevole, favorevole, okay. Favorevole. Ok, bene, bene. Ok. Favorevole. Poi c'è Scarpa. Favorevole. E assente. Favorevole. Favorevole, favorevole. Vabbè, tu sa, io sono favorevole. Carlato sei. Tavoca. Favorevole. Greco assente. È assente. Mi scuso. Assalta Tomè. Favorevole. Mi scuso, prego. Favorevole. Ok. Quindi Marchese assente, ma è come numero legale ci siamo. Guardi, lo puoi dire tu, sarà finisca la votazione. Ok, e poi chi mancava? Mario Greco. Cioè e Greco l'ho detto, è assente. Bene, consigliere. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, siamo cinque presenti su 10 e per mancanza di numero legale noi non può essere votata la mozione del consigliere Guaresi, che porteremo domani in... domani lunedì, ormai a questo punto. Lunedì... non può... Sì, l'ho detto Anna Maria, l'ho detto. Siamo 5 su 10 e per mancanza di numero legale non può essere votata la mozione del consigliere Guaresi, per cui viene accantonata e la preleviamo lunedì al primo consiglio utile che facciamo. D'accordo, consigliere Guaresi? Mi dispiace, ma ancora una volta... Purtroppo a causa di qualche problemi, io sono sicuro che lei che sono usciti sentendo che c'era un'emozione, non l'abbiamo fatta apposta. Mi auguro, sono convinto che non l'hanno fatta apposta e sono usciti per motivi validissimi, perché sarebbe grave se fossero usciti per problemi politici. Assolutamente. Infatti, ho detto, mi rammarico ancora una volta che per mancanza di numero legale non venga votata una mozione frutto del lavoro di un consigliere e dei problemi che attanagliano la nostra circoscrizione, anziché delle chiacchiere che si andranno a fare sempre in consiglio, lo dico chiacchiere utile per carità, in consiglio di alcune cose che nemmeno riguardano la circoscrizione. Grazie a tutti, ci aggiorniamo a lunedì. Comunque mi riservo di rilasciare una dichiarazione successivamente. Va bene, arrivederci e grazie. Buonasera a tutti. Anna Maria può.